bentornati a tutti sul mio canale. Oggi facciamo gli gnocchi alla zucca senza patate. Prendiamo 300 g di zucca già pulita, 300 g di acqua, 400 g di farina e un pizzico di sale. Tagliamo la zucca a piccoli pezzetti, così si cuoce prima. Mettiamo una pentola bella capiente sul fuoco, mettiamo l'acqua, la zucca, e un po' di sale. La zucca è cotta, adesso frulliamo col mini pinner oppure col frullatore. Allora, abbiamo frullato e abbiamo ottenuto una bella crema. Allora, l'ho cotta per 5 minuti, coperta, mi raccomando, se no evapora l'acqua e dopo non c'è più l'acqua per frullarla. Adesso riaccendiamo il fornello e andiamo a mettere la farina. Lavoriamo per un minuto. Passato un minutino sul fuoco, la buttiamo sul piano di lavoro e la lavoriamo un po' a mano. L'impasto è bello caldo. Andiamo ad amalgamare bene con un velino di farina se si attacca. Ecco, abbiamo ottenuto un bel impasto liscio. Adesso andiamo a formare gli gnocchi. Tagliamo delle striscioline. La grandezza la decidete voi, se vi piacciono più grandi o più piccoli. Vedete, non si appiccica per niente questo impasto. È fantastico. Le mettiamo su un vassoino con un pochino di farina, non troppa. Abbiamo finito di fare gli gnocchi. Vedete, questi non attaccano a differenza di quelli con le patate e neanche lievitano. Io andrò a fare questo lavoro con la forchetta in modo che raccolgano più il sugo, ma potete anche non farlo. Io oggi c'ho tempo e lo faccio. Intanto mettiamo a bollire l'acqua. Allora, per il condimento, senza pomodoro sono più buoni, naturalmente si sente di più il sapore della zucca, se no lo coprirebbe troppo. Io faccio oggi con salsiccia e funghi in bianco, però potete fare con la pancetta, il guanciale. Se la quantità è troppa possiamo mettere nel congelatore. Prima li congeliamo su un vassoino, poi quando sono gelati li stacchiamo e li mettiamo in un sacchetto del freezer. Prendiamo i funghetti champignon e li tagliamo a fettine. Potete usare anche i porcini, io non posso perché sono allergica. Sono più buoni naturalmente. Scaldiamo l'olio extravergine con l'aglio e buttiamo i funghi. Saliamo. Potete mettere del peperoncino o del pepe.
I funghi sono cotti, sbricioliamo dentro due salsicce. Finiamo di cuocere e il sugo è pronto. L'acqua per gli gnocchi bolle, mettiamo un filo d'olio d'oliva e cominciamo a cuocere. Quando vengono a galla sono cotti. Adesso li scoliamo e ne facciamo saltare nel sugo. Il parmigiano, prezzemolo e il piatto è pronto. Io vi saluto con questo piatto. Mi raccomando, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, lasciate un like e iscrivetevi pure al mio gruppo Facebook, La Cucina del Centro Italia e di più. Un saluto a tutti, alla prossima!